Non riusciamo a capire il motivo per cui lo Stato esternalizza un servizio che costa di più esternalizzandolo, quando internalizzandolo per sua stessa missione, come ha calcolato lui, gli costerebbe di meno. Avete, come ha calcolato lui, dice quindi quanto di meno 100 siete. milioni in meno. Nel decreto del fare lo Stato ha calcolato che pagando i dipendenti direttamente, gli 11, quasi 12.000 personale, 12.000 ATA, costerebbe 300 milioni, a fronte dei 400 previsti quest'anno per la spesa, e quindi ha deciso di stanziare solo 300 Sì, milioni, sì. ma lasciando il servizio No, però esternalizzato. voi dite giustamente se costa 100.000, cioè tanto valeva. Internalizzando, Cioè. anche perché la Notenco, che ha vinto molti appalti, sappiamo benissimo che insomma è una cooperativa in mano al Partito Democratico, al Partito Centrosinistra, una cooperativa che finanzia i partiti, quindi è un gioco fatto apposta per favorire le cooperative che poi ovviamente sono colluse e conniventi con il Partito Democratico, nel caso della Notenco, e con il proprio partito di riferimento. Quindi è una cosa che noi ovviamente combattiamo in maniera più assoluta, ed è veramente uno scandalo quello che abbiamo visto. È qualcosa di. Ma davvero. Sì, e questo Ci abbiamo sembra mandato tutto. fuori. Fai una foto anche Prego, scusa. a loro. Fai una foto anche a loro. Sì, Soprattutto questo, cioè, è un esempio che però parlamentari si potrà della espandere a settima tutta Italia, perché commissione il di problema è di istruzione. carattere nazionale assolutamente, Codice perché la 57. situazione No, no, come c'è a Mira e in tanti altri comuni, in tante altre scuole si vivrà. Quindi, e noi fra l'altro l'avevamo già anticipato, il Movimento 5 Stelle voleva cambiare totalmente la direzione già nel 2013 dal decreto del fare, la stabilità, il decreto istruzione, proprio internalizzando, come diceva anche Gianluca. Quindi è proprio una visione completamente diversa. Scusate, potete guardare? Cioè, per favorire i partiti, di fatto lasciano i bambini nell'immondizia, è una cosa assurda. Solo questi partiti che stanno rapinando l'Italia riescono a fare, perché io cioè, non riusciamo a capire il motivo. Cioè, il motivo lo capiamo, ma. Il problema si pone in tantissimi altri campi in Italia perché ora il giochino è creare nuove strutture sempre per fare i favori agli amici, no? Creiamo queste strutture che poi alla fine servono solo a mantenere se stesse e non a fare il bene della collettività dei cittadini, come in questo caso. Voi porterete mozioni richieste in questo senso? Sì, noi Ulteriori, dico, oltre a faremo quelle subito già. un'interrogazione urgente al Ministero e porteremo ovviamente tutto quello che abbiamo documentato, lo porteremo al Ministero per esporre la situazione e fargli capire che cosa sta avvenendo nel clima. Ripeto, come ha detto Sergio, come ha detto Simone prima, probabilmente accadrà anche nel resto d'Italia, dove il servizio è stato esternalizzato. E chiederemo un intervento correttivo urgente al MIUR, sia per rimediare a questi singoli episodi, ma anche per dare avvio a un approccio diverso che non sia quello appunto degli appalti alle cooperative. Noi siamo qui in una delle 21 scuole di Emilia perché oggi ci troviamo in una situazione insostenibile. In seguito alla finanziaria, i tagli pesantissimi che ci sono stati e a un fallimento dell'applicazione di alcune misure tampone, di fatto le scuole dal 19 dicembre non vengono pulite e le condizioni sono inqualificabili. I bimbi hanno diritto a un ambiente pulito e sicuro, quello che abbiamo di fronte veramente non ha una spiegazione. Oltretutto sappiamo, ci è stato detto, che con questo sistema si spende più di prima, siamo all'assurdo di avere la scuola da chiudere, io ho chiesto un sopralluogo all'ASL per verificare le condizioni igienico-sanitarie, e di sprecare più risorse di quanto facessimo prima. Non so veramente cos'altro aggiungere, e i genitori sono giustamente infuriati e noi pretendiamo che il servizio scolastico possa essere garantito. Allora, il comune di Mira è un comune che ha 21 plessi, cioè scuole. Su queste scuole sono organizzate in due istituti comprensivi e gli istituti comprensivi dipendono direttamente dal Ministero dell'Istruzione, il quale organizza e pianifica i servizi attraverso dei bandi di gara e quindi delle assegnazioni tramite Consip, degli appalti dei vari servizi. Allora, può trovarsi la situazione per la quale
in alcune scuole, mancati di daily, quindi personale interno dipendente dal Ministero, ci sia completamente il servizio di pulizia, ausiliariato, di delleria, eccetera, affidato a cooperative esterne. Cosa è successo? È successo che con la finanziaria il taglio ha previsto una riduzione sostanziale di questi finanziamenti e questi finanziamenti hanno creato il presupposto per la quale si creassero un disservizio. E a questo è stato tentato di creare un tamponamento attraverso l'approvazione di un emendamento 503 con la legge di stabilità, 503 ter, che prevede fino a febbraio la destinazione di risorse che portino ad integrazione alla quantità precedente di risorse destinate ai servizi. Ma in questo passaggio ci sono state ovviamente delle falle e il risultato è che in alcune scuole, in alcuni territori come quelli di Mira, il taglio non è più intorno al 48%, che già di per sé è gravissimo, scandaloso, ma è arrivato al 78%. Sta a significare che su un monte ore di servizio, ad esempio di 35 ore settimanali, una persona, una lavoratrice, lavora 5 ore alla settimana, un'ora al giorno. In un'ora al giorno o apri la scuola o pulisci i bagni, non puoi fare altro. Ulteriore considerazione, stiamo parlando di fasce deboli, quindi quelle che sono sempre pensate come gli utenti da proteggere. Qui abbiamo il 90% di personale che è femminile, quasi sempre monoreddito, perché parliamo di donne con figli a carico e situazioni importanti, di situazioni particolari, che hanno bisogno di sostegno alla famiglia, anche se monoreddito ed è monoparentale. E invece che cosa succede? Che queste persone, se prima avevano uno stipendio di 800 euro, adesso ce l'hanno di 300 euro. Come si può vivere in questo modo? Allora, da una parte il servizio nelle scuole, che ci ha messo nelle condizioni di chiamare l'ASL e verificare l'idoneità sanitaria. Dall'altra parte, un totale disprezzo del lavoro delle persone, in particolare delle donne, sul quale bisogna fare una riflessione importante. Allora, noi vogliamo fare una denuncia seria, importante, che coinvolga tutti i territori, perché questo è un problema che investe tutti i comuni, non solo del Veneto, perché stiamo parlando in Italia di 11.000 lavoratori, anzi lavoratrici quasi sempre, e stiamo parlando di servizi fondamentali che sono quelli delle scuole. Le scuole devono essere garantite, il servizio deve essere importante e dobbiamo alzare la soglia, non diminuirla, per portare i servizi a dei livelli minimi, minimi, perché qui non stiamo parlando della cena, stiamo parlando della pulizia. E noi lavoreremo in questo senso, stiamo dando tutta la nostra solidarietà. Il Consiglio Comunale ha espresso un documento all'unanimità di solidarietà nei confronti delle lavoratrici, stiamo tentando di avere un'azione comune con tutti i comuni. Il sindaco su questo adesso dirà quale sarà la nostra intenzione, ma vogliamo che tutti sappiano quali sono le condizioni e noi dobbiamo sostenere l'appartenenza a nessun indirizzo. Qui si tratta di diritti fondamentali, il diritto alla scuola è un diritto fondamentale. Grazie.